Oggi è già il terzo giorno del 2020, ma quanto cavolo passa in fretta il tempo. Comunque, raga, abbiamo salutato 2019 in maniera un pochettino troppo crudele. Forse non abbiamo nemmeno fatto una top dei best moments su Fortnite, appunto, del 2019. Video più divertenti, insomma, le clip più belle, le clip più spettacolari, le clip più epiche anche. Direi che oggi è arrivato il momento, appunto, di guardare i migliori momenti del 2019. E direi, raga, che si potrebbe leggere anche la migliore clip, appunto, che guarderemo oggi del 2019. Mi raccomando, io dirò la mia. E voi, raga, qua sotto nei commenti invece dite la vostra. Insomma, tra tutte le clip che guarderemo cercherò di numerarle, ma tanto mi scorderò alla prima. Perciò, raga, magari, che ne so, nei commenti descrivete com'era la clip, perché tanto so già che se ci basiamo sui numeri delle clip, come al solito, non combiniamo niente. Io già non mi ricordo, raccomando, come al solito, prima di iniziare, un bel like. Non dimenticate di iscrivervi al canale distruggendo il tasto rosso, iscriviti che si trova qua sotto al video, raga. Rosso come il mio cappello, perciò mi raccomando, non potete non premerlo. Ovviamente, raga, supporta anche il tuo negozio oggetti in basso destra, codice CAP per un 2020 migliore. Ed Instagram capitale 0, facendo questo, let's go. Iniziamo, raga, ovviamente con la prima clip. Cioè, non è che possiamo iniziare dalla terza o dalla quarta. Iniziamo dalla prima clip di oggi. Tenete il conto, siamo alla prima, dai, non è difficile. Prima clip, 3, 2, 1, let's go. Allora, vediamo un po' il panorama del ghiaccio. Ma aspetta, siamo nella mappa ghiacciata. What, che grande. Non c'è arrivato, non c'è. Oh, è morto di casca in testa. Cosa? Ma perché? Cosa succede? Perché? Perché? No, seriamente, raga, non me lo spiego. Perché cavolo è volato in cielo? Perché è volato? Ma non è un trampolino, ma... Vabbè, raga, che cosa sta succedendo su questo gioco? Quest'altro invece salta sulla jump. Ha un bel fucile in mano, raga, dai. Dai, che ha un bel fucile in mano, ce la fai a killarlo. Ce la fai a killarlo, stai... Grande! Grande! Così si gioca. Prossima clip, raga, siamo alla terza. Che cosa sta facendo? Raider 464? Ah, è l'editor più veloce al mondo di Ford. Addirittura è morto in una caduta. Non ci credo, impressionante, raga. Cioè, what? Guardate, rimane sul... edita in maniera talmente veloce che riesce a rimanere sul pavimento che lui ha editato. Quindi praticamente lui dovrebbe cadere sotto, solo che riesce a rimpiazzare il pavimento originale così velocemente che non cade. È incredibile. Guardate qua. Vabbè, raga, questo è un fenomeno. Io penso che questo qui sia veramente un fenomeno. Non so quanto tempo si allena al giorno, ma un bel po' per fare una roba del genere. Comunque, questa era la terza clip, quindi finora mi ricordo. Quarta clip di oggi. Allora, no, scherzavo, è sempre la terza. Che fenomeno. Guarda che fenomeno. Raga, ma queste le ha battute tutte le edit map. Cioè, quella di Mongrel proprio a occhi chiusi l'ha fatta. Ma qua non capisco niente. Non si vede niente, raga. Sì, vabbè, pazzesco. Quinta clip di oggi. Siamo sempre a Raider, raga. Guardate in 1v1 che cosa fa questo. Mamma mia, impressionante. Cioè, io se fossi l'avversario proprio non riuscirei nemmeno a capire dov'è. Non riesci a capire niente. Tenete al muro, raga, in maniera talmente veloce che a destra, a sinistra, sopra, sotto. Troppo velocemente. Quarta clip, siamo nella season 9, raga. Quindi, oddio, season 9. Sapete che non mi ricordo minimamente quando cavolo è uscita. Comunque, intorno all'estate. Ah, così me lo vuoi dire. Sono troppo impressionato da ragazzo di prima, da quanto editava velocemente, raga. Adesso nessuna clip mi colpisce più di quella finora. Comunque siamo alla quinta. Questa qui è la quinta. E adesso entra uno. Ma allora, io voglio capire una cosa. Il nemico doveva fare una cosa. Una cosa. Controllare che non ci fosse nessuno nella stanza. In modo tale che, appunto, se vede qualcuno lo ammazza. Una cosa doveva fare. Aveva un compito. Non l'ha fatto. Vabbè, se per questo anch'io ho il compito di contare le clip e ogni volta mi scordo. Comunque, questa qui è la sesta clip. Questa volta, raga, mi sono ricordato. Siamo alla sesta. Incredibile. Questo è invisibile? Raga, le granate di invisibilità è un botto che non ci sono su Fortnite. Guarda questo. Come fai a non vederlo lì davanti a te? Ma lo senti anche? No. Che genio, raga. Che genio. Se l'è meritato il nemico, perché uno che sta a camperare già se lo merita. Se poi non lo vedi nemmeno da quando è invisibile, che si vede tutta la scia dietro, allora mi sa che hai qualche problema. Non è che anche questo qui è tipo l'editor più mega veloce e incredibile del mondo. Ma di sotto c'è una trappola. Dai, vieni giù. Vieni giù. Che grandi, che grandi. Tutti e tre li ha uccisi nello stesso momento. Che figata, raga, geni. Questi qui fuori safe. Vabbè, 90 di vita, voglia. No, aspetta, ha una granata. Raga, ha una granata che ti fa saltare. Io ho paura per i suoi amici. Non tanto per lui, ma per i suoi amici. Guarda, lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo. Oh, si sono riftati. Ah no, erano nemici, non erano nemici. Vabbè, fuochi d'artificio. Cioè, lui ha utilizzato il robot, tipo la scala, non so come si chiama, Skybase, esatto, dei nemici, incredibile. Comunque siamo alla settima clip, se non erro, forse, non lo so, raga, non lo so. Questo cosa sta facendo? Ha preso un botto di danno soltanto per fare sta roba? All'overboard con 5 di vita. Fortuna che hai paracaduti, lo riprende al volo. Cosa? No, aspetta un attimo, raga, rallentatore. Scende giù.
con i deltaplani, riprende in volo l'overboard in modo tale da essere pronto a sparare. Prende il caccia, boom, 215 headshot, incredibile. Raga, questa qui sta al primo posto tra le clip più belle di quest'anno, eh. Se non è il primo posto, secondo o terzo, ma ha fatto una roba pazzesca. Ha fatto una roba pazzesca con l'overboard a 5 di vita, vi rendete conto? Assurdo. Comunque, ottava clip. Anche quest'altro, raga, fa una roba del genere. Pazzesco! Oddio, pazzesco! Ma raga, che fenomeni che ci sono. Questi qui sono quelli che hanno fatto il Team Rumble Records, se non sbaglio, con 139 o 140 kill. Non ricordo male, comunque avevo già portato un video dedicato. 140 kill! Cioè, uno addirittura con 40 kill, raga. Questo è un fenomeno. E questa facciamo finta che sia la nona clip, raga, perché non mi ricordo assolutamente. Comunque dovrebbe essere la nona. Questo con il Rift. Siamo a tre persone rimanenti, lui, il suo amico e un altro. Quindi, raga, per me finirà male. Io ho l'impressione che quando metto queste clip c'è qualcosa che finirà male. Oppure fa una provata incredibile. Ma perché? Voleva farla provata, raga, voleva farla provata. E c'è morto del tutto proprio. Vabbè, GG. Quest'altro? Ah, oddio, raga, qui era quando loot lake. No, vabbè, qui quando loot lake c'era l'aria creata dal cubo. Ma in che season eravamo? Allora, season 7 non è season 6? No, non può essere season 6 perché sono le clip del 2019. Non può essere la season 6. Season 10? Non mi ricordo. No, raga, non mi ricordo, mi giuro. Mi raccomando, scrivetemelo qua sotto nei commenti perché io non ne ho la più pallida idea. Comunque, vediamo un attimino che cosa combina in questa clip. La decima clip. Doveva farla provata. Ha fatto una cazzo. Questo con uno di vita. Attenzione, si mette la cupola, si tira al chug jug. Giustamente ha una kill e mancano 10 persone. Lui e il suo amico. Intanto il suo amico sta facendo il devasto. Che è successo? Snapperato uno. No, rega robot. No, rega robot. No, rega robot. Un secondo. 0,2. No. No. Per due millesimi di... Per due decimi di secondo. Filippo numero 11, rega. Che sta succedendo? Nella vecchia Tilted Town dove non si poteva costruire. Fortuna che l'hanno tolta. Ma dico fortuna che l'avete tolta. Adesso, raga, non c'è nemmeno pinnacoli. Quanto mi manca pinnacoli? Quanto mi manca, vi giuro, un botto. Ma perché? Ma raga, hai fatto male sta cosa. Non è giusto. Beh, che se anche te ti metti a fare i balletti in mezzo a un fight, non è che sei proprio il più sveglio del reame. Però, clip numero 12, attenzione. Alpha Hates Brute. Questo odia i robot. Noi abbiamo messo la trappola. Grande. Grande. No, adesso la riprende. Adesso. Raga, mi sa che questo invece fa il devasto. Oddio, la trappola, no! La trappola, lo sapevo, lo sapevo. Si era affogato troppo, raga. Quando ti foghi troppo succede sempre così. Muori per una causa stupida, perché sei fogato, ti rimetti a fare cose a caso, lì cliccare i tasti prima che vedi e sei fogato, niente, muori. Questa era la 12esima clip, se non erro, andiamo alla 13esima. Comunque come minimo sarà stata, la 20esima clip, raga, non so, ho perso il conto. Non lo so, facciamo finta che fosse la 12esima. Questa è la 13esima, ok? 5 di vita. Siamo sempre al loot lake di prima, raga. Muori per la safe. Sicuro 100% muori per la safe. No! No, ha missato il rift. Non ha preso il rift, cioè il cubo. No, sì. No, la safe. Niente, rip, poverino. 14esima clip, attenzione. Fa rocket ride, raga, ma non finirà bene questo rocket ride. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Perché a me non succedono mai queste cose? Per quale motivo? America, il massimo che può succedere, il massimo che può succedere, che mi schianto contro un albero e muoio con il rocket ride. Cioè, questo è il massimo. Oppure vado troppo in alto, muoio di una caduta perché esplode il razzo. Raga, questi qui, questa è la vita. Andiamo avanti, raga, spero 15esima clip. Attenzione, siamo nel bel mezzo di un fight con la safe per giunta. Uno contro uno, tre kill per questo ragazzo, l'altro non ne era più pari di idea. Mette la jump, la missa, no! Gli ha messo il muro! È morto prima, non ci credo! Sarebbe morto in una caduta, raga, ma l'altro è morto per la tempesta. Ma vi rendete conto di che fortuna ha questo? Hyper Bananas, però se tu ti chiami Hyper Bananas 27 allora puoi avere tutta la fortuna del mondo. Vediamo un po'. Con lanciagranate di quelli lì tipo che esplodono quando c'è un nemico vicino, raga. Non mi ricordo nemmeno quando l'hanno tolto questo. Grande genio che si è fatto un danno pazzesco. Ha 15 kill questo, come? Come fa a avere 15 kill che si è tirato una mezza granata addosso? Mannaggia lui. Raga, ma in che season eravamo? Tutta la neve, quindi forse season 7. Oddio! Uno di vita! Uno di vita, no, sono morto per uno di vita. Vabbè, prossima clip, raga, siamo la clip numero 16. Questo qui col Brute. Oh, raga, siete contenti che l'hanno rimossi sti robottoni dal gioco? Io personalmente sì, anche se non mi dispiacevano troppo. Cioè, non mi davano troppo fastidio. Non è male come idea. Morto. Ciao. Clip di numero 17. Questo, raga, con la granata invisibile. Attenzione a Paradise Palms. Quanto mi manca Paradise Palms, raga. Dai, spara, ti prego, fallo per me. No, raga, adesso muore. Ah, non è morto, ok. Andiamo avanti, raga, clip numero 22, 23 o 25, non lo so. Facciamo finta che sia la 23. Come ha fatto? Ma
Ma... I shot him through the wall. Ah, voleva fare il glitch quello della trappola, rega. Una volta se tu ti mettevi tipo in a metà tra il muro e... cioè a metà tipo con la testa in mezzo al pavimento, ecco, è come se il pavimento non esistesse. Quindi la gente sfruttava questa cosa a suo vantaggio per far, per esempio, mettere un'arma sopra. I nemici ci si lanciavano appunto sul pavimento per prendere l'arma. Poi in realtà il pavimento è come se non esistesse, appunto, e cadevano giù. Ovviamente chi faceva questo scherzo sotto metteva una trappola in modo tale che appunto i nemici ci morissero. E rega, a me una volta è successo di morirci per sto trucco, mannaggia. Una volta l'ho anche fatto, devo ammettere, una volta sono stato così infame da farlo. Però ci sono anche morto, dai, uno pari. Questo se l'è meritato, raga, questa qui se l'è meritata la morte, mannaggia lui. Dai, l'ultimissima, l'ultimissima clip. C'è qualche piccolo problema, ma piccolino, eh. Dove cavolo è finito il battle bus di Fortnite? Cioè, esattamente, dove cavolo è finito? Vabbè, ok, tipo si saranno buttati tutti a corso, tutti a cosa, com'è che si chiama? Palmetto paradisiaco, ecco. Detto questo, ragazzi, anche oggi vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi ricordo e raccomando, come al solito, un bel like. Non dimenticate di dirmi nei commenti, appunto, qual è stata secondo voi la clip migliore di questo, di questa compilation delle clip migliori del 2019. Anno che saluto, ragazzi. Addio 2019. Abbiamo fatto un sacco di progetti, raga, nel 2019. E anche, anzi, soprattutto merito vostro. Perciò vi ringrazio veramente tanto. Siete migliori, ciurma. Detto questo, vi ricordo di raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Codice capo nelle vostre chat, sul 2020 ancora migliore, appunto, insieme. E Instagram che sta a mezz'ora ufficiale. Detto questo, ciao, ciurma.